Ciao a tutti pagliacci e pagliacce, qua è Omegozzo e benvenuti o bentornati in questo nuovo video della GTA 5 mod vita reale da calciatore, che più che un video normale ragazzi non è un video normale questo qui. Già ragazzi, perché questo non è un video normale? Bene, allora io ci terrei a dire una cosa: la vita reale da calciatore, da cui poi è derivata la vita reale da bambino, comunque era una cosa accorpata, ma la serie principale del mio canale ragazzi, che diciamo è stata molto bella, è piaciuta a tanti, è piaciuta molto ai calciatori, sono piaciuti i calciatori, Ronaldo e tutti gli altri. Ragazzi, io vi dico una cosa, un anno fa, precisamente in questi giorni ragazzi, usciva il primo episodio della vita reale da calciatore con Cristiano Ronaldo, Ronaldo Junior, la nostra prima Lamborghini, la nostra prima casa. E a me sinceramente ragazzi, vedere una serie così bella che è iniziata un anno fa, precisamente oggi, vedere questa serie che piano piano ragazzi sta andando, non so, ve lo dico, forse sicuramente non vi sta piacendo più o non vi piace più come una volta, perché io comunque capisco che magari dopo un po' di tempo la cosa non vi piace più, però diciamo che a chi è piaciuta particolarmente, in particolar modo, è ancora legato, è ancora in simbiosi con la serie stessa. E quindi io ragazzi capisco che magari ad alcuni di voi la cosa non piaccia, però magari scrivetemelo anche nei commenti se questa cosa vi ha stancato. Allora, diciamo che questo qui raga è un video tributo, perché la cosa che vi chiedo io è un anno preciso che c'è la serie della vita reale da calciatore, quindi considerate anche da bambino, GTA 5 misteri, miti, sono tutte accorpate in un'unica serie che è quella da calciatore. Ragazzi, se anche voi avete amato questa serie, avete visto i video alle 3 di notte, a mezzogiorno, la mattina alle 7, insomma non so quando l'avrete sicuramente visti, io per questo video in onore della vita reale da calciatore che compie il suo primo anniversario, mi raccomando un bel pollice in su, fatevi sentire, insomma supportate questa grande serie, un bel mi piace ed iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Infatti io in questo video ragazzi l'ho chiamato fine perché voglio in realtà sapere qualcosa da voi. Voglio sapere se volete anche dei contenuti diversi, perché sicuramente porteremo anche, successivamente porterò anche qualche video di Fortnite un po' diverso rispetto al solito. E però la vita reale da calciatore ragazzi continuerà o non continuerà? Quindi anche quella di Ronaldo Junior continuerà o non continuerà? Perché abbiamo fatto quasi 100 e passa episodi, se non di più, e abbiamo fatto praticamente quasi, dico quasi tutto, perché Ronaldo Junior sapete già che sta con Jasmine e ci sono delle novità, infatti adesso faremo anche una bella cosa su GTA. Insomma ragazzi, detto in breve, fatemi sapere questa cosa se volete che la serie finisca, quindi la serie da calciatore finisca, se avete delle nuove idee, insomma scrivetemi tutto nei commenti, perché ragazzi chi ci tiene veramente sa che questo è l'anniversario della vita reale da calciatore e commenterà e metterà un bel like e ovviamente si iscriverà per il supporto. Quindi siccome oggi è l'anniversario ragazzi, ora andremo su GTA per rivivere i vecchi tempi, per rivivere il primo video di un anno fa che hanno visto praticamente tutti. Nessuno può non aver visto il primo episodio, anche se non l'hanno visto in molti, però per me il primo episodio ragazzi è stato il primo passo verso questa grande serie. Quindi adesso andremo su GTA ragazzi e vedremo un po' chi ritroveremo. Vi lo dico, vi sconvolgerà un po', vi sconvolgerà, perché ragazzi diciamolo, sono comunque dei ricordi. Il mio più grande, grandissimo benvenuto in questo video molto molto speciale per i veri fan, per chi ha visto la prima serie, perché ora attualmente diciamo che siamo alla seconda, per chi ha visto la prima serie questo video potrebbe suscitare serie emozioni, potrebbe suscitare veramente dei bellissimi ricordi. Comunque, come vi ho già detto ragazzi, questo qui è un video diciamo tributo per la prima serie, per un anno della vita reale da calciatore che è piaciuta a tantissimi di voi, a tanti molti su YouTube, a tanti che l'hanno copiata, quindi grazie a chi ha copiata ragazzi, bellissima, grazie per avermi copiato l'idea, comunque grandi. E quindi lasciamo perdere le stronzate e passiamo ai fatti seri. Guardate ragazzi, Cristiano Ronaldo è attualmente vestito come il primo episodio di questa bellissima serie che il mio cervello ha partorito. Solo per questo mi dovete dare il Nobel per questa frase. Allora, come vedete ragazzi, siamo nella nostra vecchia casa e
Ma voi lo ricordate Ronaldo Junior nella prima serie, ragazzi, com'era? No, tranquillo. Nei primi episodi era una persona normale. Vi ricordate i vestiti, ragazzi, di Ronaldo Junior all'inizio della serie, che erano questi? Poi abbiamo smadonnato un casino per cambiarli, metterli le felpe Supreme, ne aggiungeremo altre, insomma. Ora vedremo un po' cosa fare. Comunque, il piccolo Ronaldo Junior, ragazzi, oggi è calmo, tranquillo, in onore della vecchia serie. Glielo ho detto, stai calmo e tranquillo in questo episodio flashback assurdo. Immagino che ricordiate tutti quanti la nostra vecchia casa e soprattutto ricorderete tutti quanti la persona che abbiamo conquistato nella prima serie, che poi è andata a finire male e che ci ha comunque accompagnato per un po' di tempo. Sì, ragazzi, sto parlando proprio di lei. Sto parlando della tantissima amata Melissa, perché le donne, ragazzi, lo sapete, la vita di CR7 sono state Melissa e Jasmine. Samantha è arrivata adesso, ma le due icone della prima serie sono state Melissa, mentre della seconda Jasmine, anche se Jasmine è joinata anche nella prima serie, quindi vuol dire stiamo sempre lì. Like se anche tu hai l'allergia, porca miseria. Quindi, ragazzi, già ve la ricorderete tutti quanti, la nostra Melissa è cambiata anche lei nel tempo. Ora è diventata bionda, è diventata più bella, più gnocca, più buona, più culona, più tettona, come volete lo chiamate, lo diciamo, lo dicete, lo diciate. Bellissimo, italiano è andato ormai. Va bene, allora, quindi, come vi ho detto, questo episodio è un episodio tributo speciale e vorrei perciò che voi mi diciate nei commenti se da un anno siete stanchi di questo, se ancora no, se volete altri contenuti sul canale, perché penso che magari vi siate stancati, non lo so, o penso che... Ronaldo Junior, ma perché mi guardi così ogni volta che esco? Guardate, ragazzi, c'ho una faccia proprio da schiaffi. E ragazzi, esatto, è proprio lei, la nostra prima auto che abbiamo avuto quando siamo venuti a Los Santos. Non potete non riconoscerla, ragazzi, perché con questa Lamborghini, la nostra prima Lamborghini, abbiamo fatto incidenti, disastri, chi più ne ha più ne mette, insomma. Ve la ricorderete sicuramente, ragazzi, la Centenario LP 770, la prima auto che abbiamo avuto, quella con cui siamo andati da Simon la prima volta, ve lo ricordate? Solo i veri fan, ragazzi, se la ricordano questa qui, e solo i veri fan, ragazzi, ricorderanno anche questa casa, i primi vestiti di CR7, insomma, la barbonata con cui siamo arrivati a Los Santos, questa è poi anche la prima che abbiamo venduto, che è Ronaldo Junior, la prima auto che Ronaldo Junior ha rubato, ragazzi, dai! Dai, porca miseria, non potete non ricordarlo. Fa sempre piacere nuovi commenti da parte vostra su quello che vorreste vedere, se vorreste magari anche una nuova serie. Quindi decidete voi tranquillamente, perché io posso portarvi tutto quello che volete. E soprattutto per rivivere al meglio uno dei primi episodi, ragazzi, perché nei primi episodi siamo andati anche a giocare a calcio con la nostra squadra preferita, con il Real Madrid, ve lo ricorderete sicuramente, dove abbiamo devastato tutto. Per me non c'è modo migliore di ricordare tutto questo. Guardate, sono lì ad allenarsi, ragazzi, non c'è modo migliore per ricordare tutto quanto in questo modo. Quindi ora andiamo nello spogliatoio un attimo e ci andiamo a cambiare. Sì, beviamo anche qualcosa e andiamo carichi all'allenamento. È obbligatorio andare a fare un allenamento insieme ai nostri amici per ricordare comunque tutta questa bellissima grande serie, questo grande stadio che ha accompagnato molti calciatori. Quando abbiamo fatto allenamenti con il Real Madrid, con Messi, Neymar, che poi Neymar è andato via, vabbè, la Juve e tutto il resto. Beh, ragazzi, ciao beh, ciao Ramos, ciao Benzema, come state, i miei best friends forever proprio. E iniziamo anche noi a fare un rapido riscaldamento e vi spiego. Nella prima serie noi giocavamo sempre, facevamo molti più allenamenti. Poi Ronaldo, ragazzi, sapete che sono successe 3000 cose nella seconda serie e non abbiamo avuto molto molto tempo. Poi vabbè, bravo, non ha bisogno di allenarsi sempre. Quindi in onore anche della prima serie, ragazzi, ciò che è stato un anno di anniversario, faremo un piccolo allenamento qui con i nostri amici, con Benzema, con Bale e con Ramos, il nostro capitano. Perché, ragazzi, penso che tutti ricorderete questi tre giocatori che li abbiamo visti nella prima serie, che è stato veramente molto 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 bello. Quindi, ragazzi, sicuramente è doveroso ricordarvi e chiedervi tutti gli allenamenti che abbiamo fatto qui a questo fantastico stadio, che poi arrivavamo qui, tipo prendevamo, boom, calciavamo, sorpassavamo il grande Ramos. No, Ronaldo è tirato fuori! Insomma, facevamo, ragazzi, degli allenamenti straepici e poi, vabbè, ovviamente con tutte le cose che sono successe a Ronaldo, raga, il tempo, diciamolo, non è stato dei migliori. Comunque ora stiamo facendo un buon allenamento, perché è un po' che non ci alleniamo con tutti i nostri amici. Ora lo faccio un po' io, poi lo farà anche Bale, e
Oddio, dove è la palla? Eccola qui, 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 qui. Quindi ricorderete sicuramente, ragazzi, tutti i tiri a effetto che abbiamo insegnato a Ronaldo Junior, tutto quanto praticamente. Cioè, ragazzi, questa serie è stata qualcosa di assurdo, di incredibile. Vai, Ronaldo, di scivolata! Buggatissimo gol! Mamma mia! Cioè, raga, diciamocelo, la prima serie, quando venivamo qui allo stadio e ci allenavamo molto più spesso con la nostra squadra, era veramente qualcosa di epica. Vai, Bale, ci diamo il cambio? Bene, ragazzi, adesso anche il nostro Bale si cimenterà nello scartare il nostro Ramos. Vai, Bale, scartalo con la scivolata! Grande! Ciao, bello! No, l'hai buttato giù! Ti hai fatto anche il gol, ragazzi. Ci vorrebbe Buffon in questo momento, anche per ricordare la prima serie che Buffon, poverino, è andato via, è morto, è stramorto. Ok, ora facciamo un doppio, una bella punizione, che ci sta. Bene, ragazzi, come d'obbligo in tutte le partite che abbiamo fatto, ora faremo una bellissima punizione da questo punto di distanza, come facciamo con i vecchi tempi. Ricordate, ragazzi, quando all'epoca mettavamo i coni lì per non far passare la palla e ci allenavamo a fare le punizioni con i nostri amici. Ok, ragazzi, questa dobbiamo cercare di buttarla in porta senza poi intervenire in scivolata, perché ovviamente se io poi crosso e durante le partite ci sta uno, la butta dentro e diciamo il cross, il tiro è fatto. Qui vai, boom! È andata? No, per poco! Per poco! Ora ci riproviamo, ragazzi. Questa volta ci metto più potenza, ve lo dico. Boom, ragazzi! Vai, 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 vai! No! Ha preso il palo! Fottuto palo! Ha preso il fottuto palo, non ci credo! Ultimo tiro del giorno, cerchiamo di piazzarla sopra la testa di Bale. Vai, boom! Oddio! No! Come la traversa! Ronaldo, non ti incazzare, non fare a botte! Vedete, ragazzi, che succedono ogni tanto queste cose però a Ronaldo? Traversa sopra la testa di Bale! Proviamo da questa angolazione, mettiamola. Adesso ci proviamo da qua, la mettiamo sotto la testa di Benzema. Vai, 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 boom! Vai, che è andata! Madonna! Benzema, che gol che ti ho fatto! Oddio, si sono spaccati! L'allenamento è finito, direi che Bale, Ramos e Benzema sono stati abbastanza bravi. Abbiamo fatto niente con le contropale, a parte qualche palo e qualche sfiga di un tiro fatto male, svirgolato. Ditemi se vi è piaciuto il video, mi raccomando, un bel mi piace, ragazzi, per supportare il video. Iscrivetevi al canale per supportarmi. Commentate e condividete il video con i vostri amici per ricordare a tutti, ragazzi, la prima serie della vita reale. E fatemi sapere anche nei commenti quello che vi ho chiesto, ragazzi, se dobbiamo interromperla o dobbiamo continuarla. Ronaldo e Bale non sono molto d'accordo. Direi che adesso è la pausa break, quindi i nostri calciatori hanno finito. Vi ricordo che in descrizione trovate le mie maglie ufficiali in edizione limitata e il mio super Instagram, se volete essere salutati in tutti i prossimi video. Quindi, ragazzi, mi raccomando, passateci, che lo trovate qui in descrizione per i prossimi spoiler dei prossimi video. Quindi mi raccomando. Per questo video è tutto, ragazzi. Qua Ronaldo, Bale, Benzema e Ramos che vi salutano per l'onore, in onore della vecchia serie. Come cozzo, ragazzi, e scherzo, ci becchiamo al prossimo video. Ciao!